Ragazzi, oramai più di un mese fa sulla pagina Instagram Kaiba Corporation 3.0 vi avevo caricato un post di Unpopular Opinion: Yu-Gi-Oh! È morto. E tra i commenti ho trovato sì tante cose giuste, ma nello stesso tempo tante cose che veramente mi hanno fatto gelare il sangue nelle vene. Ovviamente non sono qui per prendere per il culo nessuno, voglio solo farvi capire che forse sbagliate. Yu-Gi-Oh! Anime Moments scrive: è vero, oramai hanno inventato talmente tante evocazioni e combo che per batterle devi utilizzare altre mosse che negano. Una volta era bello dire: fammi vedere cosa è capace il tuo deck. Adesso è: no no, ti annullo tutto che se no son morto. Allora, ogni gioco nel corso degli anni si è evoluto. Pokémon in primis ha sfruttato le mega evoluzioni, le Gigamax, il potere dei cristalli Z. Yu-Gi-Oh! Dal canto suo ha fatto la stessa cosa, cambiando meccaniche e strategie, facendo uscire poi, ad ogni espansione, sempre nuove carte. Gigio Caterini invece ci scrive: per me le Link sono divertenti perché permettono di evocare più mostri in un turno. Ciò che lo ha rovinato veramente è il costo delle carte. Non importa quanto sia forte il tuo deck, senza Ash, Impermanence e Nibiru in un torneo vieni battuto dalla gente che li ha in 3x, in quanto spendono un sacco di soldi per le carte. Allora, questa affermazione è vera in parte, in quanto sì, queste carte sono necessarie se tu giochi competitivo, ma il gioco in sé è sempre stato costoso. Ovviamente dalla foto non riesco a capire quanti anni hai, però sembri abbastanza giovane. Ma in passato il gioco è sempre stato costoso. Il meta ha avuto sempre carte che costavano. Nel Deledad si giocavano 3 draghi armati oscuri e il set stava sopra i 300 euro. Lightsworm quando uscì era praticamente tutto foil e i JD non te li regalava nessuno. Zenmine e Sammolla quando uscì era il rank 3 più ricercato di sempre. Stessa cosa 101, Exiton che stava sugli 80 euro. Senza parlare poi del mazzo Spellbook che costava una fracca. Stessa cosa Mermail, i cosacchi draghi, vabbè lasciamo stare, tipo stavamo sui 150 l'uno. Se vogliamo invece andare più indietro, God Control, anche quello era relativamente costoso. C'erano 3 limite di 1000 occhi, Jinzo Secret, 2 di meno, BLS, oppure vi posso citare lo Yata Lockdown, che giocava ben 3 Yatagarasu e 3 Drago Imperatore del Caos, emissario dell'inizio. Quindi secondo me la tua affermazione pecca un pochino. Considerate poi che sono carte di supporto. Io il mazzo posso giocarlo comunque, più debole, ma posso giocarlo. Mentre ad esempio non avere Spellbook of Judgment nel mazzo, Spellbook che fondamentalmente era la carta più forte, quello sì che ti compromette. Sicuramente il mazzo ne risentirebbe di più la mancanza. RaffP1 mi scrive: molti deck sono diventati dei mischioni eccessivi di archetipi. Viene a mancare la singolarità del mazzo. Allora, questa cosa non è nuova. Se prendiamo ad esempio God Control, quello è un mischietto di tutte le carte più forti che c'erano in circolazione. Non esisteva la singolarità del mazzo. Andando avanti poi con gli anni, questa cosa non si è persa. E da lì in poi la situazione non è cambiata. C'erano mazzi con un solo archetipo e mazzi con più archetipi uniti insieme. Prendiamo ad esempio il Twilight, il Lightsworm Ruler, il Mermail che al suo interno aveva carta Atlantean. All'ultimo ICS di Milano c'era Sky Striker, ma nello stesso tempo c'era Sky Striker Orcrust. Quindi non vedo il problema. Dipende da te come vuoi giocare. Grande Checco ci scrive: secondo me il vero problema del gioco è che sta diventando troppo articolato e complesso. All'origine il gioco era semplicemente complesso, ovvero per quanto sofisticato rimaneva, era di facile attuazione. Ancora poteva andare bene fino alla generazione Xyz, ma adesso sta diventando veramente troppo. Secondo me è proprio per tutte queste novità ed innovazioni che molti giocatori hanno smesso di giocare e di partecipare a tornei ufficiali. Sì, certo, il gioco è diventato più articolato. E mi sembra fosse il 2003 quando è successo. Ragazzi, adesso non è per farvi la paternale, ma l'unica cosa che è cambiata è che gli effetti sono più lunghi. Basta solo un po' di buona volontà. La meccanica del gioco è rimasta la stessa, non è cambiata. Ragazzi, non voglio essere cattivo, ma a voi il gioco prima sembrava più semplice perché giocavate il mazzo misto. Il competitivo è sempre stato complicato. Con il God Control, che è tornato in auge negli ultimi anni, non è che puoi buttare carta a caso. Devi saper valutare le tue risorse. Il mazzo Karakuri è un mazzo combo e c'ha più dei 10 anni. E c'ha gli effetti che sono lunghi un papiro. Quindi la cosa non è che è cambiata. Iblaze375 ci scrive: io ho smesso di giocare seriamente da quando hanno aggiunto i Pendulum, dato che erano rotti e dovevi averli per forza nel mazzo per competere. E mo ci sono i Link che sono più rotti. Almeno avessero messo qualche Pendulum Link fotonico, così che passa aggiungerli al mio mazzo, ma no. Amico mio, ho per te una buona notizia. In futuro usciranno supporti fotonici. C'è stata una votazione e fotonico era uno dei mazzi in lista. Quindi c'è la possibilità che escano. Ma
non è di questo che voglio parlare. Partiamo dal fatto che non si possono paragonare i Pendulum ai Synchrony, Xyz e Link, in quanto quest'ultimi sono carte di supporto, mentre i Pendulum sono un archetipo a sé stante e quindi si usavano solo in mazzi specifici, vedi Ignite, Clifford o Pepe. Ma comunque contemporaneamente esistevano mazzi che non li usavano, quindi potevi tranquillamente utilizzare uno di questi altri mazzi. Vedi Necroz, BA, Shadow, Satellar Knight, Ritual Beast. Quindi a te la scelta. Ragazzi, prima di andare avanti voglio leggervi questo commento di AlexRossi10 che spiega perfettamente il gioco. La gente non capisce che Yu-Gi-Oh! È come il resto dei giochi di carte, un pay to play e non un pay to win. Cosa che io sto dicendo da una vita. In quanto, se sei scarso come la merda e non sai giocare le carte che ti ritrovi in mano, puoi averci anche il mazzo del meta più forte di sempre. Fai schifo. Tutti si lamentano che sia rovinato dopo Xyz o Synchro. Vorrei vedere loro a giocare con le stesse meccaniche dopo 10 anni. Parole sante. Ma siccome non si può giocare tornei in real, non ci si può neanche aspettare che si ammazzino deck nemmeno giocati. Yu-Gi-Oh! Non sta morendo. A mio parere è solo una fase di stallo causa pandemia. Bravissimo. Miglior commento di sempre. Il Sacco Ibuff ci scrive: sono ormai 3 anni di fila che venendo al mare, nella speranza di trovare qualcuno che giochi come ai bei vecchi tempi, non trovo nessuno. Temo che il problema derivi dal fatto che la Konami non intende incentivare le nuove generazioni a giocare, o che quantomeno non lo stia facendo in Italia. Siamo arrivati al punto che in 2 edicole su 2, in cui ho girato, le poche cose che avevano di Yugi erano addirittura vecchie. Addirittura in una delle 2 le uniche cose che aveva erano degli starter pack 2014. Se devo essere obiettivo, direi che qui il gioco è già morto. Sì, lo so che esiste ancora una grossa player base, ma credo di non sbagliare se dico che oramai non c'è nessuno che comincia ora a giocare. Se questo per mancanza di voglia, mancanza di fondi o per interessi differenti da quelli che avevamo noi quando abbiamo cominciato. E temo che nel resto del mondo potrebbe morire tra non più di 5-6 anni. Il che mi renderebbe molto triste, ma d'altro canto non c'è nulla che si possa fare. È tutto nelle mani della Konami e se non farà lei qualcosa per risollevare il gioco, trovando qualcosa che possa spingere persone a cominciare ora a giocare, temo proprio che quanto ho detto si avvererà. Questo lo considero un discorso non del tutto sbagliato, perché è una cosa che ho notato anche a Marcelli. Ma secondo me qua la colpa è di 3 persone differenti. In primis la Konami, perché prendiamo ad esempio l'anime. Quando ho iniziato io con Yu-Gi-Oh! Andava in onda su Italia 1. Stessa cosa Yu-Gi-Oh! GX e Yu-Gi-Oh! 5DS. Zexal è stato spostato su K2, ma anche lui ha avuto un enorme successo. Yu-Gi-Oh! Arc 5 è stato un po' così. Brains è stato doppiato fino al 64esimo episodio e Yu-Gi-Oh! Sevens non c'è in televisione. Quindi secondo me questa può essere una di quelle cose che ha inciso in maniera pesante sull'acquisto delle nuove generazioni. Altro motivo secondo me riguarda le fumetterie, perché se loro in primis non incentivano il gioco, è normale che i bambini non se ne interessano e fidatevi, so di cosa parlo. E per ultimo secondo me è colpa anche dei genitori, in quanto vedo in spiaggia gruppi di ragazzini con il telefono in mano. E non voglio fare il boomer di sto cazzo dicendo ai miei tempi si stava meglio, ma ritengo diseducativo far tenere a un bambino di 10 anni un cellulare in mano. Io giocando a Yu-Gi mi sono fatto un sacco di amici e sono andato a fare tornei anche fuori. Sinceramente non mi pento di aver vissuto così. Nicotata95 ci scrive: per me che sono cresciuto con Yu-Gi e le carte della prima, seconda serie, pure io, vedere tutti i vecchi mazzi morti per via dei nuovi archetipi, alcuni ok, ci stanno, sia come artwork che come divertimento nel giocarli, mi fa passare un po' la voglia. Invece di fare 1000 nuovi archetipi, perché non fare carte di supporto per i vecchi e amati deck? Ok, la novità, ma magari si inseriscono 4-5 nuovi archetipi l'anno, non 1000 come stanno facendo ormai da anni. La Konami deve per forza far uscire nuovi archetipi per evolvere ogni volta il gioco, creando mazzi più o meno accessibili a tutti. Ovviamente per dare una ventata d'aria fresca, altrimenti marcirebbe nella sua staticità. Inoltre, caro il mio amico, e mi sa che tu non sei informato bene, stanno uscendo supporti per qualsiasi, e ti dico qualsiasi cosa. Il mese prossimo escono supporti barriera di ghiaccio e a gennaio escono i supporti drago armato. Quindi basta aspettare e escono pure i supporti per il tuo mazzo, se non sono già usciti. Ragazzi, avevo anche un commento sul fatto che il gioco è troppo complicato, ma l'ho perso. Il gioco è figo perché è complicato,
e mi permette di tirar fuori tutte le mie abilità per poter vincere. Se fosse troppo semplice, ci saremmo già rotti il cazzo tutti. Il videogioco di Pokémon, invece, soffre della situazione contraria. Nel corso degli anni l'hanno reso sempre più semplice fino a renderlo un po' una merda. Adesso voglio dare spazio ai miei colleghi e farvi dire da loro cosa ne pensano. Poi concluderò io. Allora, Cappellino mi ha chiesto perché Yugi non è morto, secondo me. Yugi non è morto in senso assoluto, nel senso che non è solo Yugi ad essere morto, secondo me, ma o almeno non sta morendo solo Yugi, ma sono un po' tutti i giochi di carte che stanno morendo. Perché è un tipo di passione che secondo me è obsoleta, il fatto di doversi spostare di casa per giocare, dover avere comunque una compagnia di persone che giocano, perché ad esempio se come me abitate in un paesino dimenticato da Dio dovete comunque avere la patente, la macchina per poter andare a giocare eccetera. Per quanto riguarda Yugi invece, in senso assoluto, credo che il gioco stia vivendo uno dei suoi periodi migliori, perché banalmente la generazione in cui Yugi è esploso, ovvero la mia, quindi metà anni 90, adesso inizia a lavorare, quindi è molto indipendente, può spendere di più, può muoversi di più e quindi ad esempio negli ultimi anni abbiamo visto i YCS più grandi di sempre, il gioco anche a livello locale va abbastanza bene e quindi a livello di vendite e di partecipazione penso sia in uno dei suoi picchi maggiori il gioco. Il problema è che ovviamente non ci sarà ricambio generazionale perché il mercato va verso sempre più delle passioni fast food, cioè si gioca a qualcosa per un mese e poi si passa al gioco dopo. Quindi questo. Ciao! Salve a tutti amici di YouTube, qui MikiPerfect96 che vi parla, benvenuti in questo nuovo video. La domanda di oggi che vi pongo è: Yu-Gi-Oh! Sta morendo? Bene, la mia risposta è sì. Come lo dissi un po' di tempo fa, lo dico tutt'oggi. Yu-Gi-Oh! Sta morendo per vari fattori, sia che dipendono da lei e altri invece che non sono direttamente correlati alla Konami. Il primo problema di questo gioco è il ricambio generazionale. Yu-Gi-Oh! Non sta favorendo il ricambio generazionale. Il gioco si presenta complesso, troppo difficile, costoso, soprattutto in questo momento. Uno che prende un nuovo structure deck e decide di andare molto in maniera molto innocente ad andare in un torneo, si trova mazzi della quale non riesce nemmeno a capire una mossa e soprattutto non riesce a fare niente, questo naturalmente scoraggia le persone che iniziano a giocare. Il ricambio generazionale è molto importante perché diamo uno, tra virgolette, una sostenibilità al gioco. Io da quel che ricordo, anche nei feature, i dati dicevano che le fasce più giovani erano quelle comunque meno presenti ai tornei. Questo è anche la dimostrazione di molti che dicevano che Yu-Gi-Oh! Non era più un gioco da bambini, ma era un gioco per ragazzi, un gioco per già gente della nostra generazione. Però bisogna guardare più attentamente i dati e soprattutto dire che il gioco non sta più favorendo l'arrivo di nuove persone, almeno in Italia, non si sa, negli altri paesi magari in OCG non è così, però con l'avvento anche degli smartphone questo sicuramente è un dato che non favorisce la Konami. La Konami punta tutto sulla fidelizzazione, ha fidelizzato un grandissimo pubblico all'interno di questa sfera che è palesemente la nostra generazione, quella precedente e anche quella successiva, ma tutte anche queste generazioni presentano già i primi scricchioli. I tornei sì, sono molto frequentati, ma ciò non significa nulla. Non significa nulla perché comunque sono semplicemente le generazioni che stanno crescendo. Le nostre generazioni stanno diventando più autonome, non hanno più scuola, non hanno più hanno disponibilità economica e bisogna andarci per forza a quei tornei per dare un senso a certi mazzi che ci siamo montati. Il fatto di essere più grandi, di avere disponibilità economica, sicuramente fa sì che le persone possano raggiungere i tornei. Questo non significa nulla, perché per l'appunto io non devo più dipendere dai miei genitori o dai voti che prendo a scuola per andare a un torneo, ci vado e basta. Quindi sicuramente la nostra generazione e quella successiva e anche quella precedente riescono con molta più semplicità ad andare ai tornei. I local, non a caso, sono
quasi del tutto scomparsi in molte zone. E torniamo anche a un altro discorso. Il ricambio generazionale deve esserci, come in tutte le sfere della natura. E prendo questo esempio perché se voi ragazzi guardate i grafici, lentamente tutte le generazioni si slittano in avanti. E la Konami sta sbagliando in questo. Il gioco, essendo difficile, allontana le persone che vogliono arrivare. Non tutte, ce ne saranno sicuramente. Ma è come dire che in un pianeta composto da 7 miliardi, 8 miliardi di abitanti, magicamente smettiamo di mettere al mondo, di procreare. Sì, negli anni successivi sicuramente, in molti anni successivi, nessuno si renderebbe conto della cosa, perché naturalmente con tante persone che ci giocano. Però ragazzi, il fatto di non portare dentro nuove leve significa che lentamente questa base andrà sempre più a scricchiolarsi e andrà sempre di più a disintegrarsi lentamente. Nei primi anni, nei primi tempi, anche il genere umano, se smettesse di portare al mondo persone e persone, non se ne accorgerebbe nessuno. Ma dopo 20 anni, dopo 40 anni, dopo 100 anni, chi lo sa? E questo è lo stesso identico principio di Yu-Gi-Oh! E infatti la fetta di persone che è più presente ai tornei è quella che è stata fidelizzata meglio nel passato e che lentamente si sta avvicinando a un'età dove o uno prende casa o uno smette di mettere al mondo, di fare queste, di giocare a carte. E questa è la conseguenza. Quindi Yu-Gi-Oh! Sta morendo? Sì, perché non sta favorendo il ricambio generazionale per un gioco troppo costoso, troppo difficile e soprattutto sono troppo popolati adesso i tornei proprio per il principio che me e voi ragazzi che siamo più autonomi possiamo raggiungerlo più facilmente, possiamo sobbarcarci le spese, ma i ragazzini di una volta, i ragazzi di una certa età invece dove sono? Non ci sono più perché sono attaccati al telefono e soprattutto il gioco non favorisce la cosa. Questo è ragazzi. Da MickeyPer96 è tutto, ci si vede alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, sono Filippo del team Sleferrosso e oggi mi ritrovo qui sul canale di Cappello di Paglia per discutere di una domanda posta da lui a noi ragazzi che facciamo video, diciamo della community di YouTube Italia. Ci ha chiesto se secondo noi Yu-Gi-Oh! Sta morendo. Secondo me al momento è una domanda un po' difficile alla quale rispondere, perché se andiamo a vedere i numeri che ci sono stati agli eventi prima del discorso Covid, il gioco aveva raggiunto un numero di partecipanti, specialmente a tornei grossi come YCS, che non si erano mai visti prima. Quindi dal punto di vista dei numeri, dei partecipanti, delle persone che seguono il gioco e tutto il resto, è impossibile decretare la morte del gioco. Questi numeri, secondo me, specialmente al nazionale dell'anno scorso, sono stati in qualche modo, diciamo, facilitati dal fatto che la Konami faceva uscire dei prodotti che costavano poco e che ti davano subito in mano un mazzo T1, se non il mazzo più forte del formato. Basta guardare la popolarità che ha avuto lo structure deck di Sala, che una volta uscito uno structure deck dove mi compro 3x dello structure, mi compro a parte i sunlight che sono usciti di busta, diciamo 70-80 euro io ho il T1 più consistente del formato. Ovviamente grazie a certe, diciamo, mosse di mercato, la Konami invoglia i giocatori a giocare, invoglia a spendere nel gioco. Basta pensare che magari tantissime persone che vogliono giocare competitivo non ci riescono per il semplice fatto che magari un mazzo costa una fraccata di soldi, 500-600 euro, alla quale tutti giustamente non possano accedere. Far uscire dei mazzi di uno da structure o che in generale costano poco invoglia la gente a giocare. Quindi grazie a certe mosse di mercato i player ci sono, i numeri ci sono e il gioco non può morire. Con il discorso Covid la situazione è un po' diversa. Ovviamente, come tutti sappiamo, i tornei al momento non si possono fare, non c'è niente in programma, non sappiamo quando potremo riprendere, però diciamo la situazione, specialmente durante la quarantena, è andata avanti sui simulatori. Simulatori che però, non essendo riconosciuti e che essendo free to play, non portano guadagno alla Konami stessa. Konami che però, con gioco bloccato, con il gioco fermo,
continua a far uscire le espansioni, continua a far uscire delle money card e dei mazzi T1 che costano tantissimo. Basta pensare allo stesso Eldritch o Adamantia che sono usciti in pieno periodo lockdown, T1 più forti del momento che costavano una fraccata. Basta vedere ora tutte le staple che stanno uscendo, TTT, Droplet, le carte che dovranno uscire ora in Phantom Rage. Sembra quasi che al momento alla Konami non interessi il fatto tornei, non tornei, ci sono gli eventi, non ci sono gli eventi, ma tanto il fatto di far uscire prodotti, perché ci saranno sempre quelle persone che anche a gioco fermo vorranno le carte nuove, vorranno le staple uscite nuove, vorranno spenderci quegli 80 euro a carta perché è una staple forte e cose varie. Facendo così però, oltre appunto a far uscire ad ogni espansione una o due staple barra money card che purtroppo a giudicare dal meta di ora vanno giocate, perché ultimamente il meta non è mai stato aggiustato a modo da Konami, io mi sento di dire che almeno in questo momento non sta morendo, ma c'è vicino. C'è vicino per il semplice fatto che ci ritroviamo in un meta del cavolo dove è vero che non ci sono tornei importanti, però diciamo al momento il torneo più importante è il local o il Winabox organizzato dal negozio stesso, e doversi ritrovare magari ad un local con tutto questo meta brutto, wombo combo infinite, dover giocare per forza 18.000 entrap, dragoon da una parte, mosse sbagliate dall'altra, spam di robe strane e appunto money card che ad ogni espansione escono, che vanno giocate per forza perché ci sono delle carte al momento che richiedono di dover giocare queste carte costose, vedi Dragoon che ti costringe a giocare carte come TTT o Droplet, il gioco è in una situazione molto molto brutta, che si pensava potesse riprendere a modino dopo l'ultima banned, però con l'avvento di Dragon Link e specialmente di Dragoon, insomma. Questo ragazzi più o meno è il mio pensiero. Sicuramente il periodo del gioco attuale non è divertente, non è interattivo, ci sono tante cose sbagliate, tante carte che non dovrebbero esistere, prezzi sovraumani solo per l'esistenza di alcune carte. Quindi è una domanda alla quale al momento non mi sento di dare una risposta. Vedremo un po' quando potremo riniziare a fare i tornei più importanti come regionali, per esempio. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio anche Cappello di Paglia per avermi fatto fare questo piccolo video sul suo canale e niente, ci vediamo alla prossima, ciao! Si finisce sempre a parlare di sta storia, veramente, cioè, sempre nei soliti trucchi cadete, nelle solite frasi, nelle solite affermazioni. Non è corretto dire che il gioco stia morendo, cioè più che non è corretto è impreciso, perché è un vostro pensiero questo basato sul nulla esattamente, e adesso vi spiegherò il perché. Per chiunque dica no, è vero, il gioco sta morendo, il problema non è che il gioco stia morendo, perché anche perché il gioco non sta morendo effettivamente, però c'è un piccolo problema chiamato nostalgia. E quindi di conseguenza, dal momento nel quale incominciate a non frequentare più determinati posti, a non fare più determinate cose, vi sembra che quelle cose che facevate prima stiano morendo, o dove andavate prima stiano morendo, e quindi di conseguenza cominciate a dire: ah, che bei tempi prima, quando c'era Exodia che vinceva tutti i tornei, quando c'era Pugile Indomito, quando c'era Dragonair Occhi Rossi, che ha sempre fatto cagare storicamente Dragonair Occhi Rossi in quanto a risultati. È un problema enorme questo della nostalgia, che porta molta gente a non essere obiettiva. Ragazzi, prendiamo i numeri del 2019, perché quelli del 2020 per forza di cose non si possono prendere. Il gioco si è fermato nel 2020 come si è fermata qualsiasi cosa. Quindi di conseguenza prendiamo i numeri del 2019. Il 2019 prendiamo quelli dove sono andato io. Ho fatto dei regionali, ho fatto il YCS di Milano. Probabilmente molti di voi manco sanno cosa sia un YCS, perché hanno abbandonato il gioco ai bei tempi, che non esistevano i YCS ai bei tempi. Regionali ho fatto da Puglia,
70 persone, 80 persone. Dopo la quarantena ho fatto dei Ludus Championship Series che, ripeto, probabilmente molti di voi non sapranno nemmeno di cosa stia parlando perché avete abbandonato il gioco nel bel periodo. Da almeno 45 persone, l'ultimo che ho fatto 2 settimane fa, 53 persone. E poi è venuto il YCS. Questo è il YCS Yu-Gi-Oh! Championship Series. Un torneo ufficiale organizzato da Konami stessa a 4 tappe in tutta Europa ogni anno. YCS di Milano, io sono andato, 2000 persone. Io posso giurarci che se voi doveste prendere un qualsiasi torneo di Yu-Gi-Oh! Dei bei tempi, di quando Yu-Gi-Oh! Era ancora famoso, un torneo da 2000 persone non lo trovate manco a pagarlo. Düsseldorf, 3000 persone. Il gioco sta morendo? No, il gioco è diventato più serio. Perché il vostro ragionamento è: ah, ma il gioco sta morendo, non vedo più la gente giocare ai bar, alle spiagge. E meno male, direi io. Almeno campano i negozi che trattano quello. Cioè, il gioco non è sparito. Si è spostato nelle fumetterie, nei negozi che trattano il gioco effettivamente. Non è morto il gioco. Non è morto il gioco. È come dire: oh, Fortnite non va più di moda, quindi di conseguenza Fortnite è morto. No, perché se prima ci giocavano 7 miliardi di persone e ora se ne giocano 3 miliardi, comunque ci giocano 3 miliardi di persone. Non è morto il gioco perché 4 miliardi hanno smesso di giocarci. Yu-Gi-Oh! È cresciuto col tempo, anzi, quello che è diminuito è il gioco, è dire grazie a Dio, casuale. Quello dove vieni a casa, giochiamo a Yu-Gi-Oh! Perché siete cresciuti e non vi piace più! Però, oh mio Dio, se vi doveste avvicinare e cancellare la vostra paura di merda delle nuove meccaniche, perché, ragazzi, le nuove meccaniche non sono difficili, non sono brutte. Cioè, le nuove meccaniche non sono brutte, sono belle, dovreste soltanto provarle. Ma non le voglio provare perché sono difficili. Se non capite che mandate al cimitero un tot mostri per evocare un Link che vi sblocca delle zone dove puoi evocare altri Link, il problema non è del gioco che è difficile, il problema è vostro che non sapete fare una semplice analisi del testo. Perché così semplice, mandi al cimitero dei mostri richiesti sulla carta per fare quel mostro Link che ti sblocca queste determinate zone dove puoi evocare altri mostri Link. Perché dovrebbe essere complicato? Lo so io perché. Perché non vi sapete adattare. Ringrazio Cappello di Paglia per avermi fatto finire sul suo, o non lo so dove lo caricherà, sul canale, su Instagram, insomma non lo so. Ringrazio Cappello di Paglia per avermi chiesto di fare questo video per conto suo. E niente, spero che questo ragionamento vi abbia un attimino fatto cambiare idea. Se non vi ha fatto cambiare idea, comunque pensateci, perché potreste incominciare, ritornare a giocare. Il gioco non è difficile a livello esorbitante, cioè imparare come si usano i Link, i pendolo è semplice. Riprovateci a giocare e abbandonate la vostra idea del mio Dio, sono tanto pigro e per questo non voglio imparare a giocare io di nuovo. Ma dato che non lo voglio ammettere che sono pigro, dico che il gioco è una merda, perché è un ragionamento del cazzo. Sta morendo Yu-Gi-Oh? No. Ma potrebbe sembrare. Potrebbe sembrare che sta morendo per i numeri che si sono un po' abbassati per il Covid, per il meta che è un po' stantio ultimamente, anche se c'è da dire che per quanto ci sono tante carte che costano tantissimi soldi e questo metta un po' freno alle persone che vogliono giocare competitivo, perché ormai per avere un made side competitivo devi spendere 900 euro, perché
TTT, Droppet, queste cazzate sono tutte sei di prezzo. Comunque offre tanto come supporti ai mazzi vecchi, come nuovi archetipi, anche roba un po' più budget ma divertente da giocare, che diciamocelo, i mazzi principalmente costano tanto, però in meta c'è sempre uno o due mazzi al limite fra il tier 1 e il tier 2 divertenti da giocare, che ti porti a casa con meno di 100 euro, e meno di 100 euro è un mazzo budget. Quindi Yu-Gi-Oh sta morendo? Tempo fa avrei detto di no, adesso non dico di sì, ma non è un no al 100%. Lilly, Yu-Gi-Oh sta morendo? Bravo! Ciao a tutti ragazzi, qui Okram 1993 e sono ospite sul canale di Cappello di Paglia e vi parlerò della mia opinione riguardante al perché Yu-Gi-Oh non sta morendo. Yu-Gi-Oh secondo me non sta morendo e tanti magari lo dicono, magari in maniera inconsapevole, però basta andare a vedere ad esempio i numeri che si fanno ai grandi tornei di Yu-Gi-Oh come i YCS, i regionali eccetera, che stanno facendo record su record. La community è molto molto attiva nonostante tutto ciò che sta accadendo nel mondo e noi amiamo questo gioco, quindi secondo me Yu-Gi-Oh non è morto e questa cosa passa anche da noi giocatori, da noi content creator. Dobbiamo continuare a credere che Yu-Gi-Oh sia vivo, perché Yu-Gi-Oh è vivo e dobbiamo essere positivi riguardo a ciò e continuare a giocare al gioco che amiamo e supportare i nostri negozi in cui andiamo a fare i tornei. E Yu-Gi-Oh è vivo ragazzi, più vivo che mai. Bella. Allora, dire sì o no non è una cosa così scontata. Le affermazioni dei miei colleghi, anche se contrastanti, sono quasi tutte giuste, esclusa la questione prezzo, che mi sono già spiegato prima, perché io la vedo in tutt'altra ottica. Se vogliamo prendere in considerazione il numero dei partecipanti ai vari eventi, gli GS che ci sono stati in Italia hanno sempre avuto un numero crescente di iscritti. Nel 2016 a Rimini furono 906, nel 2017 1033, nel 2018 a Milano 1800 e nel 2019 1945. Se poi andiamo all'estero con l'ICS di Düsseldorf si sono totalizzati 2700 partecipanti e si è dovuto aprire in poche ore l'ICS di Düsseldorf 2. La tendenza poi è continuata per tutto l'anno, con record di presenze in quasi ogni evento, culminando con l'ICS di Londra che ha raggiunto nuovamente il limite. Per quanto invece riguarda la questione del ricambio generazionale, non può essere lasciata al caso, perché se ignorata porterà i vari giochi di carte al collasso, che sia Yugi, Pokémon o Magic. Stamattina mi sono un po' interrogato su quale potesse essere la problematica che ha portato ad un certo punto nella storia di Yugi ad avere un calo, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni. Quindi ho chiesto a degli amici più giovani di me, di un paio di generazioni, che hanno iniziato a giocare tra la fine dell'epoca sincro e l'inizio di quella ex-season. Partiamo analizzando i sincro. Questi rappresentavano la prima vera modifica che scardinava un po' le regole del gioco. In larga misura so che venne apprezzata, perché le carte erano belle, l'anime era accattivante e questo connubio ha fatto sì che queste nuove carte potessero spopolare. Per quanto riguarda gli Xyz, anche questi quando arrivarono buttarono proprio una bomba a mano nel gioco, rivoluzionando totalmente il meta. Ma a parte questo, come convincere le nuove generazioni a giocare? Qui c'è stata un'idea geniale per quanto riguarda l'anime. Yuma durante tutta la serie doveva recuperare queste carte numero insieme ad Astral, e i bambini seguendolo hanno voluto fare la stessa cosa e quindi espansione dopo espansione hanno comprato bustine per tentare di trovare queste fantomatiche carte. Ovviamente come strategia di marketing questa cosa è stata geniale, hanno solo sfruttato un trend vecchio di 20 anni che Pokémon aveva fatto suo, convincendo i bambini a comprare bustine per completare tutto il Pokédex, e negli anni 90 questa cosa fece il botto. Poi Dark 5 non si è più riuscito a stimolare l'interesse dei bambini, né per quanto riguarda il giocare o il collezionare. In tutto questo diciamo che alla fine di un tunnel vedo un barlume di speranza. Negli ultimi anni la Konami ha puntato molto verso collaborazioni con gli influencer, in due categorie principali. Infatti ha collaborato con Okram 1993, col Gravity Card Game e con l'Armageddon Team per quanto riguarda il competitivo, andando a prendere una fascia di utenti grandi all'interno del meta, principalmente per promuovere le nuove espansioni. Mentre per quanto riguarda gli ex player e i ragazzini, la Konami ha collaborato con Mangaka, Tuberanza e Dlarz in modo tale di pescare qualcuno dalla loro fanbase e di metterlo nel gioco. In conclusione cosa dire? Per me momentaneamente il gioco non sta morendo, ma la Konami dovrà gestire bene le sue risorse, altrimenti potrebbe crollare tutto il castello di carte che si è costruita negli anni passati. Ovviamente io qua vi sto analizzando la questione italiana, adesso all'estero non so come va il gioco, potrebbero non avercelo questo problema del ricambio generazionale. Boh.
Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Quindi ragazzi, con questo è tutto. Vi invito come sempre a passare qua sotto in descrizione, che trovate tutti i miei social se volete seguirmi. C'è solo Instagram, quindi seguitemi lì, su tutti e due gli account. Qua sotto trovate anche il pollice in su. Se volete schiacciarlo e far andare questo video bene, ne sarei contento. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua. E se arriviamo ai 1000 iscritti, settimana prossima c'è un video speciale con un nuovo video. Ciao a tutti!